Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del nostro TG dei ragazzi. Oggi vi parleremo di una bellissima manifestazione che si è svolta lo scorso 17 novembre in occasione della giornata dello studente presso lo stadio di Rio Nero in Vulture Pasquale Corona. La finalità della giornata è stata una raccolta fondi a favore dei terremotati del centro Italia, portata avanti per un'intera settimana che ha fruttato un ricavato davvero sorprendente, coinvolgendo moltissimo i ragazzi del nostro istituto che nel loro piccolo si sono impegnati al massimo. L'evento in sé è durato un'intera mattinata ed è stato diviso in diverse parti. L'assemblea che ha introdotto l'intera manifestazione, la partita di calcio tra le quattro squadre della scuola, ognuna delle quali indossava una maglietta con su scritto il simbolo della giornata, diamo un calcio al terremoto, ed infine balli e canti che sono stati curati interamente dai nostri ragazzi. È doveroso complimentarsi e rivolgere un ringraziamento in particolare ai rappresentanti d'istituto che si sono impegnati nella realizzazione di questo evento e che abbiamo intervistato per voi. Buongiorno a tutti, siamo in diretta dal campus con i nostri rappresentanti di istituto ai quali abbiamo alcune domande da rivolgere. Da dove è nata l'idea di dare questo titolo alla manifestazione? Allora, la manifestazione è stata chiamata così, ovvero diamo un calcio al terremoto, per due motivi fondamentalmente. Il primo è un motivo più a scopo ludico, cioè di divertimento. Infatti sono state composte quattro squadre, delle quali tre del campus e una del classico artistico, in modo tale da fare, diciamo, un torneo tra queste quattro, eliminazione diretta con semifinale e finale. Il secondo motivo è il motivo più importante, ovviamente, riguarda la solidarietà. La solidarietà nei confronti delle popolazioni terremotate di Amatrice del centro Italia. Quindi alla fine di questa manifestazione sono state tirate le somme di quanto ricavato da tutta la giornata che abbiamo fatto e, per quanto mi riguarda, è stato anche un grande traguardo raggiunto da questa scuola. Quali erano gli obiettivi di questa manifestazione e quali sono stati i risultati? L'obiettivo principale, come ha già accennato Nico, era una campagna di sensibilizzazione per aiutare le vittime del terremoto che ha colpito il centro Italia da agosto a settembre. Si può dire che questo risultato è stato raggiunto appieno, infatti con una raccolta fondi abbiamo raccolto 1.090 euro che abbiamo versato al fondo della Croce Rossa. Inoltre è stato un momento di confronto e anche di divertimento, perché tutto ciò è stato racchiuso in un'assemblea d'istituto che si è svolta al campo sportivo e in questa assemblea è stato fatto anche un torneo di calcio. Cosa vi ha spinto a organizzare questo tipo di manifestazione? Ci siamo sentiti in dovere di organizzare questa manifestazione per l'accaduto che ha colpito le popolazioni terremotate, perché oltre al fatto che comunque sono state colpite popolazioni italiane, ci siamo sentiti in dovere di mostrare un nostro contributo, un nostro aiuto per persone che sono state colpite dal terremoto, da un evento che purtroppo non è stato deciso dall'uomo, è un evento che purtroppo ha sconvolto tutti, ha rovinato le vite di tante persone. E per questo ci siamo sentiti in dovere di mostrare il nostro contributo con questa manifestazione, ma soprattutto con la raccolta di beneficenza che abbiamo organizzato. Penso che tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione si sono sentite in qualche modo coinvolte per una giusta causa, per una causa maggiore. Quindi riguardo invece l'organizzazione della nostra manifestazione, è stata davvero ottima, io direi per aspera ad astra, nel senso che come in tutte le cose abbiamo avuto delle difficoltà, degli ostacoli, ma alla fine il risultato finale ha parlato e ha dimostrato quello che siamo riusciti ad organizzare insieme, anche con la collaborazione dei professori, ma soprattutto con la collaborazione degli alunni del campus, del liceo classico e del liceo artistico. Quali sono le idee e i programmi per i prossimi mesi? Allora, ci stiamo già organizzando per la flessibilità che è stata concordata appunto con tutti gli altri studenti. La flessibilità andrà dal lunedì 19 dicembre a venerdì 23 dicembre
In questi 5 giorni svolgeranno attività extracurriculari che possono essere attività fatte da esterni o laboratori o gare. Quindi tutte attività che non si fanno nei normali giorni di scuola. Questo sarà uno spazio autogestito da noi e sempre in questo spazio verranno anche designati dei prof che ci aiuteranno per quanto riguarda il laboratorio, per esempio, linguistico, per quanto riguarda il laboratorio musicale. Ora, per il resto, invece, degli altri obiettivi vi parleranno gli altri rappresentanti. Riguardo la flessibilità, diciamo, la novità rispetto agli anni scorsi è una flessibilità diversa, nel senso che gli anni scorsi erano attività delle singole classi, quindi ogni classe organizzava il suo programma. Quest'anno invece abbiamo pensato a una flessibilità diversa, come per esempio un'autogestione, dove organizziamo delle attività in atrio che coinvolgono più classi e attività nelle classi dove ci saranno più classi coinvolte in un'attività, in un laboratorio o riguardo dei laboratori dove si parleranno e affronteranno tematiche importanti. Per quanto riguarda gli altri obiettivi per il futuro, ce ne sono tanti, ci sarà tanto da organizzare nel futuro e credo che fino all'ultimo giorno di scuola noi avremo il dovere, di, rappresentare e di, diciamo, portare avanti le idee e le proposte, degli alunni della nostra scuola. Per questo ci impegneremo fino all'ultimo giorno di scuola per organizzare tutto quello che ci sarà da organizzare. E riguardo questo, quest'anno abbiamo anche la partecipazione di gruppi dell'alternanza scuola-lavoro che stanno organizzando iniziative davvero interessanti e stanno dando il loro contributo anche al programma scolastico di quest'anno. Sì, a parte questa settimana della flessibilità, che come ha detto Nico durerà dal 19 al 23, abbiamo in mente di continuare con queste iniziative che prevedono la collaborazione di tutti gli studenti da tutte le classi dal primo al quinto e coinvolgere anche gli studenti dell'alternanza scuola-lavoro e soprattutto non rimanere con la mentalità chiusa nel nostro piccolo, ma continuare ad essere coinvolti anche per attività più grandi. Perché spesso i ragazzi vengono accusati di essere indifferenti oppure di essere lontani dalle tematiche reali e dai reali problemi. E noi vogliamo mandare il messaggio che così non è, e che quando ci impegniamo, quando si collabora e quando si crede in una cosa, si possono raggiungere degli obiettivi e dei traguardi importanti. Rappresentanti la linea in studio. Per questa edizione del TG è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.